Mamma mia, che fame che ho, ma che fame! Ma questa settimana mi sono ripromessa, devo dimagrire! Che fame però! Oh, la pizza! Vedo le mozzarelline che volano! Ma no, no, devo dimagrire! Devo resistere, ce la faccio! Prova costume, sto arrivando! Amici, oggi voglio farvi vedere cosa mangio io per prepararmi alla prova costume, per asciugare un po' il corpo e tenermi in forma per l'estate. Ma con questo caldo io non mangerei proprio nulla. Non preoccuparti, ho una soluzione anche per questo. Ma prima voglio darvi un consiglio importante. Anche se fa caldo, bisogna mangiare e soprattutto bere acqua. Non bibite, succhi di frutta confezionati, tè già pronto, ma semplice acqua. È importantissima per il corpo, per idratarsi, ma non solo, anche per mantenere tutte le funzioni attive. Ok? Ma da mangiare cosa consigli? La mia insalatona dimagrante per la prova costume. Io la trovo fantastica per due motivi. Uno, è light, fresca, energizzante, perfetta per il caldo estivo. E due, è ottima per dimagrire, asciuga il corpo e favorisce il lavoro di remise in forma per la prova costume. A proposito, in descrizione qui sotto ho messo il link alla mia playlist con tutti i consigli che mi avete chiesto in questi mesi per prepararvi all'estate, come dimagrire le cosce, i glutei, la pancia, per la cellulite, c'è tutto. E adesso che l'estate corre, aggiungerò nuovi video ogni settimana. Sì, dimmi, che c'è? Come faccio ad essere così in forma? Ma guardo i video di Simona. E adesso facciamo insieme la mia insalata. Prima di tutto la lista degli ingredienti. Adesso andate in cucina e prendeteli anche voi. E se vi manca qualcosa, niente paura. Fate intanto con quello che avete in casa, così iniziate subito una nuova buona abitudine. E per fare la spesa c'è sempre tempo. E alla fine di questo video vi darò il mio segreto per soddisfare tutti i gradi di appetito, piccolo, medio e grande. Ma intanto ecco cosa serve per la mia insalatona amica della linea. Insalata verde, insalata rossa, rucola, carote, pomodorini, avocado, semi misti, zucca, girasole, sesamo e lino, tofu bianco, ma può essere anche tofu affumicato o un altro tipo di proteina magra però, anche se di tipo animale. Cereali, in questo caso miglio soffiato. Frutta, uva, pesche, albicocche, frutta di stagione oppure una mela e bacche di goji. Ecco qua tutti gli ingredienti. E per condire una vinaigrette fatta con olio di oliva, salsa di soia, succo di limone ed erbe mediterranee. Per le dosi regolatevi in base alla vostra fame, alla capacità digestiva e a cosa volete ottenere. Se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E adesso siete pronti per vedere come si prepara. È facilissimo, basta mettere tutto insieme, ma con una giusta logica. Ecco qua. Come base metto sempre un tipo di insalata verde, una rossa e rucola perché danno un sapore dolce, amaro e piccante. Poi carote che arrotondano il sapore, dei pomodorini maturi che ammorbidiscono e danno quel tocco acidulo,
una componente grassa con avocado e i semi misti, la proteina, nel mio caso il tofu, mettiamo adesso, il cereale, in questo caso soffiato, che ci dà un po' di croccantezza, mettiamo bene tutto intorno e sopra, e frutto di stagione, io ho scelto l'albicocca, è molto fresca e colorata. Avete mai provato a mettere la pesca, l'uva, la mela nell'insalata? La frutta è strepitosa, rinfresca ed esalta i sapori, dà un tocco di colore e mangiata così non gonfia. Infine qualche bacca di goji ricca di antiossidanti. Condisco con la mia vinaigrette, buonissima, io l'adoro. Ecco qui, e la mia insalata è pronta. Buonissima, buona. Ma sei sicura che mi farà dimagrire? Lo sappiamo tutti, per dimagrire non c'è la bacchetta magica, bisogna impegnarsi e coinvolgere più aspetti, lo stile di vita, l'alimentazione, l'esercizio fisico, il training specifico. A proposito, ecco il video per fare il mio training per avere glutei perfetti, da fare a casa o in ufficio, anche da seduti, provatelo. E comunque, per vedere tutti i miei video su come stare in forma in estate, basta iscriversi al mio canale, è facile, con un click, così, e attivate la campanella delle notifiche. La mia insalatona dimagrante per la prova costume aiuta a stimolare il metabolismo grazie all'avocado e ai semi misti ricchi di acidi grassi essenziali, alle bacche di goji ricche di antiossidanti, alle proteine magre e ai cereali leggeri. È ricca di vitamine, minerali ed enzimi grazie alla verdura e alla frutta fresca. È nutriente grazie ai carboidrati contenuti nei cereali e soprattutto è light, fresca, buonissima, è facile mangiarla, lascia sazi ma non gonfi o appesantiti e sostiene nell'impegno a dimagrire. Voglio dire una cosa che ho già accennato in questo vlog, ma ci tengo a ribadirla. Accettarsi e volersi bene così come siamo, con le forme naturali che la natura ci ha dato, è più sexy che lamentarsi continuamente e combattere contro la nostra stessa struttura fisica. Teniamoci in forma rispettandoci, senza seguire modelli commerciali irreali. Condividete questo video con i vostri amici, organizzatevi per portare l'insalatona in spiaggia, in piscina, al mare, in montagna, ma anche in ufficio o a casa, va benissimo per tutti. Basta fare il condimento prima, metterlo in una bottiglietta, così si conserva tutto senza problemi se la condite al momento. Ma io ho sempre molta fame, cosa posso aggiungere che non voglio sgarrare dopo? In questo caso, ecco il mio segreto, potete fare un'insalata di riso da accompagnare all'insalatona. Il riso aiuta a combattere il caldo, è nutriente e potete fare una ricetta anche molto light e sfiziosa. Anzi, la prossima settimana vi svelerò la mia personale ricetta. Perché noi ci vediamo al prossimo video, vero? Ma naturalmente, ciao! A Milano? (Ride)